Nel 1961, in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Unità d'Italia, viene progettato a Torino un nuovo quartiere, comprendente un gruppo di padiglioni per eventi e mostre. Il quartiere è chiamato Italia 61 ed uno dei padiglioni, battezzato originariamente Palazzo delle Mostre, è da allora familiarmente noto come Palazzo a Vela. Lo studio viene affidato agli architetti Annibale e Giorgio Rigotti, padre e figlio, che decidono di progettare un edificio che si distingua per la sua forma originale. La struttura deve però soprattutto essere in grado di ospitare al suo interno qualsiasi tipo di mostra o evento. I Rigotti decidono dunque di progettarlo totalmente privo di pilastri, in modo che nessuna struttura portante interna ne limiti l'uso. Dopo alcune ipotesi, si decide di adottare una soluzione a base circolare, che ha il minimo perimetro a parità di superficie. La struttura del palazzo si basa quindi su figure geometriche elementari: circonferenza, che delimita l'enorme area espositiva interna, il triangolo, realizzato unendo i tre punti d'appoggio della volta, e l'esagono, che circoscritto sulla circonferenza copre l'edificio. La chiusura laterale viene affidata a grandi vetrate che, partendo dalla base circolare, assumono via via un profilo ellittico, inclinandosi verso l'esterno. La grande cupola esagonale, ottenuta da tre rombi ruotati di 120 gradi, è spessa 1,30 m, con arcate che superano i 130 metri di ampiezza e alte quasi 30 metri. Complessivamente, le scelte adottate risultano essere le più funzionali ed economiche. Come è stato possibile costruire questa volta così imponente? Come fondamenta vengono posati tre cassoni autoaffondanti a struttura cubica cellulare, appoggiati su generose iniezioni di cemento per stabilizzare il terreno. Questo però non sarebbe bastato da solo a dare stabilità. Infatti, il peso della volta sulle fondamenta avrebbe fatto allontanare i cassoni gli uni dagli altri. Per controbilanciare le spinte della volta, i tre punti di appoggio sono collegati con dei tiranti d'acciaio duro annegati nel terreno. Data la complessità costruttiva, la realizzazione della volta viene suddivisa in tre fasi, corrispondenti ai tre fusi in cui staticamente si può dividere la cupola. Viene realizzata una complessa struttura di ponteggi e casseformi per sostenere e contenere il getto del primo fuso. Il secondo fuso, che è sulla verticale dei tiranti di acciaio, viene gettato subito dopo. Infine, viene gettato il terzo fuso, il più esterno. Una struttura di queste dimensioni e di questo spessore, interamente in cemento armato, sarebbe stata però troppo pesante. Per alleggerirla e avere contemporaneamente a disposizione il passaggio di cavi e tubature, la volta viene quindi realizzata con due solette di soli 6 cm di spessore, collegate da nervature verticali. In questo modo si lascia uno spazio libero sufficiente per effettuare la manutenzione degli impianti e della struttura. Questo significa che per la maggior parte la cupola è cava. Negli anni il Palazzo a Vela ha ospitato esposizioni, eventi ed è anche stato trasformato in una grande palestra. In occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 è stato profondamente ristrutturato per usarlo come palazzetto del ghiaccio. Della struttura originaria rimane solo più la volta, che resta ancora oggi, dopo quasi mezzo secolo, un esempio di architettura e ingegneria estremamente innovativa ed eseguita secondo principi modernissimi.